Presidente, tante novità. Sicuramente sì, perché adesso, a parte la novità della squadra, delle squadre straniere che sono venute, che ci fa molto piacere perché si allarga il motivo, si allarga il confronto e quindi per i ragazzi è sempre più stimolante. Poi l'ospitalità che abbiamo avuto qui, che è stata ottima, e infine anche perché forse è la prima volta che la FILCAM, con la quale stiamo discutendo per trovare un accordo per sviluppare questa disciplina, è venuta attraverso i suoi rappresentanti e ha visto, e sicuramente stiamo cercando di definire un qualcosa che consenta a tanti ragazzi che magari già fanno judo ma che non conoscono la FISIL, l'attività per disabili, di potersi avvicinare a un'attività che, lo dicevo prima al mio consigliere, io pur non essendo un judoka, è un'attività altamente educativa per i nostri ragazzi. Grande novità anche quest'anno, sembrerebbe un protocollo d'intesa tra FIGILCAM e FISDIR. E proprio per questo noi stiamo facendo una serie di protocolli, non solo con FILCAM. Allora è chiaro, la FISDIR ha competenza sulla disabilità, certamente non ci possiamo arrogarci il diritto di dire noi alla FILCAM come si insegna e come si fa judo. E allora bisogna trovare una soluzione che crediamo di averla trovata non solo nel judo, cioè nel senso che a noi interessa che persone che siano già regolarmente inquadrate a livello tecnico negli albi della FILCAM possano fare delle integrazioni che gli consentono di conoscere la nostra realtà. Detto in parole povere, conoscere le differenze, conoscere le caratteristiche che ha un ragazzo autistico, un ragazzo down, un ragazzo borderline. Probabilmente con ciò gli consentiremo di allargare i loro orizzonti, ed è questa la base forse per il futuro, per un'attività che sarà sempre più sinergica. E sì, perché il problema fondamentale è che la FISDIR, come tutti sanno, si occupa di 17 discipline. Questo da una parte era una bellissima cosa, ma da una parte è una cosa molto faticosa. Soprattutto alcune discipline è chiaro che possano avere sviluppo solo se noi riusciamo a trovare un accordo, una possibilità di lavorare insieme con le federazioni olimpiche, in questo caso la FILCAM. Perché? Perché oggi i nostri ragazzi che fanno judo, se tutto va bene nell'arco di un anno, tra campionati italiani, qualche torneo, qualche cosa, fanno 3-4 gare. E soprattutto 3-4 gare che magari sono distribuite in Italia e quindi alle società costano molto. Se tutto ciò invece, durante i campionati regionali o i tornei regionali che fa la FILCAM, la FILCAM inserisse anche i nostri ragazzi come categoria, decideremo come, è chiaro che noi diamo la possibilità a chi fa judo di fare 20 gare l'anno, non 2-3. C'è poi un altro particolare molto importante: già oggi le società che aderiscono a FISDIR e fanno judo sono quasi tutte società già della FILCAM. Perché? Perché oggi i ragazzi disabili intellettivi, un fatto non storico, un fatto generazionale, i genitori abituati a scuola dove sono tutti inclusi non vogliono che stanno con altri ragazzi disabili, vogliono che siano inclusi all'interno di un consesso normalizzante, che peraltro è uno dei capisaldi della nostra mission. Quindi se noi riusciremo, chiaramente è ancora tutto sulla carta, però se noi riusciremo nei prossimi anni a trovare un buon accordo con FILCAM, e FILCAM, come ha detto il nuovo presidente, si impegnerà in questo settore, probabilmente fra qualche anno qui non avremo 100 ragazzi, ne avremo 500.